Riforma costituzionale, il PD ritrova l'accordo. Presentati 3 emendamenti condivisi da NCD e Autonomie. Il nuovo testo parla di senatori scelti dai cittadini. Soddisfatta la minoranza, Dem, sull'elettività, unità raggiunta. Tra gli altri ritocchi al DDL torna al Senato l'elezione di 2 giudici costituzionali, ma la Lega prepara comunque la battaglia in aula, presenta ben 82 milioni di proposte di modifica firmate Calderoli, 1000 da Forza Italia. Starda del Pulse radiografa così la situazione italiana. Dopo 3 anni e mezzo il paese è fuori dalla recessione, ma la ripresa è ancora tiepida. L'agenzia americana spiega: la disoccupazione e la bassa crescita dei salari pesano sulla domanda e, al contrario di altri paesi dell'Eurozona, frenano i consumi. L'Istat conferma nel 2014 calo del PIL dello 0,4%. Dieselgate, la Volkswagen ammette il raggiro, inverte la rotta in borsa. Il titolo apre a -8,2%, poi però recupera a metà mattinata. In 48 ore il colosso tedesco ha perso il 35% del suo valore. Voci di imminenti dimissioni del CEO, lo scandalo sui test truccati negli Stati Uniti si fa globale. Nel frattempo in varie nazioni europee nuove inchieste, richieste di test su altri marchi auto, forse coinvolti nei raggiri. Il governo tedesco intanto è furioso, è falso che sapessimo delle manipolazioni, dice. Prima giornata americana per Papa Francesco, accolto ieri sera all'aeroporto di Washington dalla famiglia presidenziale. Oggi il colloquio con Obama nello studio ovale della Casa Bianca. Sarà il primo pontefice a parlare al Senato americano. Bergoglio invoca la fine dell'embargo su Cuba e risponde con una battuta alle critiche dei repubblicani. No, non sono comunista, dice, seguo la Chiesa e se necessario posso recitarvi il credo. Stasera torna in campo la Serie A, l'Inter capolista insegue la 5ª vittoria consecutiva, il record di Elenio Herrera. Roma-Genova con la Sampdoria senza Totti, per la Juventus invece c'è il Frosinone. Nell'anticipo di ieri, vittoria del Milan a Udine 3-2, primo gol di un ritrovato Mario Balotelli. Buongiorno a tutti. Allora, dunque, ve lo dicevo nei titoli, la notte evidentemente ha portato consiglio, perché sulle riforme si è trovato un accordo, in particolare sul disegno di legge Boschi, su quell'articolo 2 che riguarda il modo di eleggere i senatori. In futuro la maggioranza ha presentato 3 emendamenti firmati dalla Finocchiaro che hanno in qualche modo ricompattato quello iato che si era aperto molto forte tra le due anime del Partito Democratico, maggioranza appunto e minoranza. Sembrano tutti soddisfatti, lo stesso Bersani che aveva lasciato intuire che sarebbe stato necessario davvero un piccolissimo passo, un millimetro addirittura aveva detto, per trovare un accordo. Questo accordo si è trovato. Sostanzialmente cosa cambia? I futuri senatori saranno scelti dai cittadini, i consiglieri regionali che formeranno la seconda carica in qualche modo dovranno ratificare semplicemente la scelta fatta dai cittadini, come prevedeva appunto quel famoso Tatarellum che è stato ritirato in ballo, quella legge del 95 che era stata usata solo a livello regionale e che invece ora verrà utilizzata a livello nazionale. Non tutti però sono d'accordo, si sono accontentati di queste modifiche, perché la Lega, lo avete sentito, continua a fare ostruzionismo forte presentando 82 milioni di emendamenti. La maggioranza si ricompatta sulla riforma del Senato. L'intesa prende la forma di 3 emendamenti firmati dalle forze di governo, presentati last minute allo scadere dei termini oggi alle 9, dopo una notte segnata da trattative tra Stato Maggiore e minoranza Dem. Punto centrale dell'intesa è la modifica dell'articolo 2 al comma 5, che prevede che siano gli elettori ad indicare i nuovi senatori, anche se le loro scelte dovranno essere poi ratificate dai consigli regionali. Una mediazione, appunto, toccherà poi ad una legge ordinaria definire particolari. Al Senato verranno anche restituiti alcuni dei poteri che nel passaggio alla Camera erano stati sforbiciati, come quello di eleggere 2 giudici della Consulta. Gli emendamenti sono arrivati in mattinata, facendo rientrare l'insubordinazione dei centristi e il malumore tra i Dem. L'intesa approda in Parlamento accompagnata dall'augurio del ministro Boschi. Vediamo se la minoranza ritira gli emendamenti. Ma i ribelli PD, che definiscono buona l'intesa, ritirano comunque solo quelli relativi alla materia dell'accordo, in attesa di conoscere
conoscere le decisioni di Grasso. Proprio al Presidente del Senato si rivolge il sottosegretario Pizzetti. Abbiamo trovato un'intesa, come chiedeva lui. Insomma, dopo le pressioni dei giorni scorsi, un invito in toni più concilianti ad accantonare l'articolo 2. Ma non è l'unico ostacolo sul cammino della riforma. La Lega con Calderoli ha presentato 82 milioni di emendamenti, un numero senza precedenti in grado di paralizzare i lavori in Senato. In realtà un'arma di pressione per spingere la maggioranza ad accogliere le richieste della Lega su poteri del Senato, regioni ed enti locali. Abbiamo tentato con le buone di cambiare la riforma, non lo hanno capito, adesso proviamo con le cattive. Un giorno ci sarà il bastone che potrà diventare una carota se sono pronti a discutere non solo all'interno solo del PD, ma con tutto il Parlamento. Gli 83 milioni di emendamenti presentati da Calderoli francamente mi sembrano una caricatura della democrazia e anche un'offesa alla funzione parlamentare. L'accordo nella maggioranza potrebbe rendere superflui i voti dei responsabili, vedi Verdini, già entrati nell'orbita di Renzi, ma non sterilizza la rabbia azzurra per la campagna acquisti e i suoi danni, seguita da un appello a Mattarella. Signor Presidente Mattarella, qui è avvenuto un mercimonio vergognoso, disgustoso, vomitevole, condito da compravendita di parlamentari. Ieri in realtà naturalmente tutta l'attenzione della politica e anche dell'informazione era concentrata appunto sulla riforma, sulla questione delle riforme del DDL Boschi, però in realtà è passata alla Camera anche la riforma del processo penale. Ora passerà naturalmente al Senato, però questa è stata l'occasione di discussione soprattutto su una parte, perché in questa riforma viene data delega al Governo di decidere soprattutto sulla pubblicazione nei giornali delle intercettazioni che vengono recepite durante le inchieste. E questo ha creato una grande discussione soprattutto con il Movimento 5 Stelle, che ha parlato ancora una volta di legge bavaglio, ha criticato il Governo per questa riforma. Sentiamo esattamente cosa è successo. Con 314 sì, 129 no e 51 astenuti, la Camera ha dato il via libera alla riforma penale, che include anche la delega al Governo sulle intercettazioni. In pratica, con le nuove norme che l'esecutivo dovrà mettere a punto, le conversazioni ritenute irrilevanti ai fini dell'indagine o riguardanti persone completamente estranee all'inchiesta non potranno più essere pubblicate. Soddisfatti PD ed NCD, che hanno votato a favore, deluse invece le opposizioni. A guidare la rivolta il Movimento 5 Stelle SL, che denunciano il tentativo di bavaglio al giornalismo d'inchiesta da parte di PD e Forza Italia per proteggersi a vicenda. Questo bavaglio noi non lo vogliamo e chiediamo ai giornalisti e a magistrati di denunciare. Giornalisti, magistrati, denunciate prima che sia troppo tardi. Prima che sia troppo tardi, uno dei provvedimenti più pericolosi degli ultimi 30 anni, e chiediamo a tutti voi cittadini di informarvi e fare altrettanto. Hanno fatto peggio di Berlusconi distruggendo il diritto di cronaca, solo il Movimento 5 Stelle contrario, il commento caustico di Beppe Grillo su Twitter. Sul piede di guerra anche la Federazione Nazionale della Stampa, la delega al Governo rappresenta una minaccia per il diritto di cronaca, avverte il segretario Raffaele Lorusso. Governo e Partito Democratico difendono invece la delega, spiegando che bilancia la necessità di fare le indagini con il diritto di cronaca e l'esigenza di non violare la privacy dei cittadini, che non c'entrano nulla. Di fatto il provvedimento, che adesso passa all'esame del Senato, prevede che le registrazioni o le riprese effettuate in maniera fraudolenta potranno essere utilizzate dal giornalista solo come prova di un processo e se serviranno ad esercitare il diritto di difesa o di cronaca. In questo caso non è prevista alcuna punibilità per il cronista. Se invece saranno utilizzate e diffuse solo per recare danno alla reputazione e all'immagine altrui, il nuovo testo della delega prevede pene fino a 4 anni di reclusione. Quel filo di lana sarà sicuramente difficile da definire. Il governo sicuramente soddisfatto per quanto è riuscito a ottenere sul disegno di legge Boschi, aver ricompattato la maggioranza del PD, oggi può essere soddisfatto in realtà anche per un altro motivo, perché una delle famigerate agenzie di rating, la Standard & Poor's, la più grande appunto agenzia di rating, ha utilizzato nel suo ultimo rapporto di analisi dell'Italia delle parole non troppo negative, diciamo è cosa rara, perché ha parlato di un'Italia che è uscita ufficialmente dalla recessione, anche se dice la ripresa nei primi mesi resta tiepida, bisogna continuare con gli investimenti, ma insomma per una volta non ci bacchetta.
Una volta un report, un'analisi come questa ce l'avrebbero fatta sudare, poi sarebbe stata attesa con trepidazione, lo spread ci mordeva e le agenzie di rating ci inzuppavano la penna. Ora meno, la prova con la più grande delle tre sorelle del giudizio finanziario, Standard & Poor's, che oggi descrive un'Italia fuori dalla recessione dopo 3 anni e mezzo. Questa è la buona notizia, la cattiva o quantomeno quella meno buona è il titolo del report, tradotto significa la ripresa superficiale dell'Italia. Ecco, l'aggettivo superficiale non è il massimo, è la rappresentazione di qualcosa che il nostro paese fa ancora meno degli altri, crescere. L'agenzia statunitense la definisce infatti tiepida la nostra ripresa, termine che usano un po' tutti in verità quando parlano di noi, sia fuori che dentro il paese, dalla Banca Centrale Europea alla nostra Banca d'Italia. Standard spiega che tutto succede a causa della bassa crescita dei salari e all'alto tasso di disoccupazione, elementi che frenano la domanda dei consumatori più che in altri paesi dell'Eurozona. Nulla di inedito, l'hanno capito anche i sassi che se si lavora meno, e chi lo fa guadagnando sempre meno, il reddito disponibile non aumenta. Sarà una lunga strada, dice così l'agenzia, che ci promuove sul fronte delle esportazioni, ma ci bacchetta sulla reale portata degli investimenti, pronunciando, anzi scrivendo a metà del documento, la parola declino a carico del nostro capitalismo e delle nostre banche. Però in generale, a pochi giorni dalla presentazione del documento di economia e finanza, il quadro dipinto da Standard non è più una natura morta e può anche far piacere. È la classica medaglietta da appuntarsi con quel minimo di orgoglio, fa dimenticare per un po' le tante strigliate che negli anni l'Italia si è presa dai grandi guardiani del mercato e del debito. Tutti sicuramente, anche le agenzie di rating, stanno con gli occhi puntati verso la Germania in queste ore perché è stata travolta dal grande scandalo della Volkswagen. Un po' in tutti gli stati degli Stati Uniti stanno cominciando a partire le cosiddette class action, cioè quelle cause collettive che vengono fatte dai clienti contro la casa automobilistica per la frode della centralina ai gas di scarico. Lo scandalo però si sta allargando e si sta cercando di capire se questo riguarda anche veicoli europei. In questo momento immaginatevi cosa stia succedendo all'interno della Volkswagen. Sono riuniti, è riunito il board a Wolfsburg, la città appunto dove c'è l'amministratore delegato che sta affrontando gli altri, sta cercando di dare spiegazioni su quanto successo, che è il più grande scandalo che riguarda la casa automobilistica in 78 anni. La località è segreta, l'atmosfera tesa, sul banco degli imputati c'è l'amministratore delegato di Volkswagen, Winter Korn, che proprio in queste ore sta affrontando il board della compagnia, 5 persone le quali, nonostante le scuse fatte, potrebbero rimuoverlo immediatamente dal comando per dare un segnale chiaro al mercato. Negli uffici della Volkswagen stamattina sono arrivati anche i primi ispettori del governo, tocca loro fare chiarezza sull'operato del colosso automobilistico e dunque anche sullo stesso board che oggi giudica Winter Korn. Il sospetto che qualcosa non tornasse c'era da tempo, lo scrive Die Welt citando un'interrogazione parlamentare al Bundestag, che nello specifico però non punta il dito sull'industria di Wolfsburg, bensì più in generale sul modo in cui venivano fatti e forse raggirati i controlli sulle emissioni. Dunque non è vero che la Merkel fosse a conoscenza che Volkswagen aveva installato un software capace di truccare la forza inquinante dei suoi motori diesel, tagliandola fino a 40 volte solo quando veniva collegata al rilevatore. La precisazione ufficiale è arrivata poco fa anche dal Ministero dei Trasporti tedesco, che parla di accuse false ed inopportune. Il governo era però preoccupato per un sistema che non funzionava. Il software, in base ai dati forniti, era installato su 11 milioni di vetture, quanto il secondo gruppo automobilistico mondiale ne vende in un anno, un numero enorme, eppure potrebbe non essere finita qui. Lo Stato della California ha cominciato ad esaminare una serie di altri modelli, tra i quali la Porsche Cayenne e le Audi A6, che montano non il 4 cilindri 2 litri incriminato, ma il più potente 6 cilindri. Volkswagen sostiene che quel motore non ha problemi, che in Europa è nella categoria Euro 6 ed ha spiegato di avere già accantonato 6 miliardi di euro per la ricaduta dello scandalo. Tuttavia, nonostante la cifra sia imponente, non è nemmeno vicina al rischio che corre il colosso tedesco, a partire da una multa per 18 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti, più le inchieste penali appena aperte, sia a livello federale che dai procuratori generali dei singoli stati, per non parlare delle 25 class action già annunciate da parte dei consumatori americani, fino al fatto che in 2 giorni la capitalizzazione del titolo in borsa è crollato di 24 miliardi. Oggi Volkswagen, almeno sui listini europei, sembra rimbalzare, ma la seduta è lunga.
Insomma, Volkswagen cerca di rassicurare l'Europa, ma l'Europa, visto il precedente, si fida poco, tanto che proprio poco fa la Commissione europea ufficialmente ha dichiarato che era a conoscenza del fatto che in generale i test in laboratorio sulle emissioni di auto potevano non fornire una rappresentazione accurata di quanto fosse reale, e ha stabilito che dal 2016 si passerà al test su strada per tutte le autovetture. Dunque già un primo provvedimento è stato preso. Europa che in queste ore naturalmente ha un problema sinceramente estremamente più complesso, quello della gestione dei profughi che si stanno riversando oramai da mesi sul territorio europeo. Oggi c'è grande attesa perché è arrivato il giorno X, si riuniscono intorno alle 16 i capi di Stato e di Governo di tutti gli Stati dell'Unione per trovare e ratificare quell'accordo che ieri a livello dei ministri dell'Interno è stato raggiunto sulla redistribuzione delle quote dei profughi. Ma l'Europa, è inutile dirvelo, è assolutamente spaccata in due tra favorevoli e contrari. L'idea è quella di un accordo, ma il clima è da resa dei conti. Alle 16, quando a Bruxelles cominceranno ad arrivare i primi capi di Stato e di Governo, la spaccatura europea sarà plasticamente rappresentata. Da una parte Germania, Francia, Italia, quei paesi che in qualche modo hanno scelto la strada dell'accoglienza. Dall'altra il cosiddetto gruppo di Visegrad, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacca, che ad aprire le porte di casa non ci hanno pensato neanche per un momento. In mezzo il capo della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, che tutti dovrebbe rappresentare e che chiede l'approvazione del suo piano di ricollocazione dei profughi da Italia, Grecia ed Ungheria agli altri paesi partner. Un documento che già esiste, che ha ottenuto l'assenso degli europarlamentari a Strasburgo e il sì ieri a maggioranza dei ministri dell'interno dei singoli paesi. La stessa fotografia di quanto accadrà, almeno di improbabili colpi di scena, visto che di unanimità davvero non parla nessuno. Un no, quello dei paesi dell'est, che sarà preceduto, hanno fatto sapere gli ungheresi, da una discussione molto franca da parte del Premier Viktor Orban, che intende, senza mezzi termini, esprimere le motivazioni del suo dissenso e del perché, a suo parere, quella intrapresa finora non è per l'Europa la strada giusta. Accuse ma anche giustificazioni di fronte all'indignazione generale provocata dall'innalzamento di muri e dai gas lacrimogeni usati contro disperati in fuga da guerre sanguinose come quella siriana. Persone che arrivano in Europa principalmente dalla Turchia, dove si sono rifugiate in milioni. Il tema di un aiuto e di un dialogo con Ankara sarà infatti centrale in questo vertice, come sottolineato dallo stesso alto rappresentante alla politica estera europea, Federica Mogherini. Una maratona che comincerà dunque alle 18, ad alta tensione, al centro di una città blindata, per paura di attentati terroristici. Già stamattina, del resto, un allarme bomba, poi rientrato, ha imposto l'evacuazione dell'intero palazzo dove ha sede il Parlamento federale belga. Via notizie più strettamente di cronaca italiana, potrebbe cambiare qualcosa per ognuno di noi nei prossimi mesi in caso dovessimo avere necessità di prescrizioni mediche. Sentite perché. L'Italia ha un record, è il paese europeo a fare eseguire il maggior numero di esami medici a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Esami in molti casi costosi e, secondo il Ministero della Salute, anche inutili. Parte da qui il giro di vite del governo sulle prestazioni sanitarie, test genetici o per le allergie, analisi di laboratorio e soprattutto risonanze e TAC. In tutto sono 208 gli esami nel mirino del Ministero. L'elenco si è allungato, visto che quello stilato prima dell'estate ne prevedeva 100 in meno. Ora si attende il parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità. Ma vediamo cosa accadrebbe nello specifico. Le 208 analisi in elenco potranno essere eseguite dal paziente gratuitamente o pagando il ticket solo se ricorrono certe condizioni espressamente previste. Facciamo un esempio. Se dagli esami per misurare i livelli di colesterolo risultano valori nella norma, l'analisi potrà essere ripetuta a carico dello Stato solo dopo 5 anni. Si faranno le diagnosi che realmente servono e non quelle che non sono necessarie. L'eccesso costa in un solo anno 13 miliardi di euro, soldi che potrebbero essere ridistribuiti nel servizio sanitario. Scende in campo a difendere la stretta il ministro Beatrice Lorenzin, che parla di razionalizzazione della spesa. Altro esempio, la risonanza magnetica alla colonna vertebrale dovrà essere sempre legata ad una patologia
patologia oncologica o a un sospetto, oppure eseguita solo in seguito a problemi traumatici. Stesso discorso per la TAC. Si mette dunque la parola fine alla lunga e dispendiosa lista di esami fatti esclusivamente per un controllo. Sarà il documento a chiarire, accanto ad ogni prestazione indicata, le condizioni in cui potrà essere erogata. Nella maggior parte dei casi si tiene conto delle condizioni di salute ed economiche del paziente. Ed ora la nota dolente per i medici. Quelli che prescriveranno esami non appropriati, come si legge nel documento, saranno passibili di sanzione pecuniaria. Per il sindacato degli ospedalieri si tratta di un decreto sbagliato, contro il quale, fa sapere, è già in atto una mobilitazione che potrebbe portare anche ad uno sciopero di tutto il mondo della sanità italiana. Anche perché naturalmente è un problema di principio, perché si rischia di mettere a rischio la figura del medico e dovrebbe essere di principio un buon prescrittore. Adesso parliamo dell'inchiesta Ruby Bis, perché secondo la Corte di Cassazione è tutto da rifare. Rischiavano Emilio Fede almeno gli arresti domiciliari, Nicole Minetti l'affidamento in prova ai servizi sociali, un'altra Cesano Boscone. Invece niente, almeno per adesso. L'ex direttore del TG4, 84 anni, oggi pomeriggio a Roma in un teatro davanti a Montecitorio presenterà il suo libro, titolo Se tornassi ad Arcore. L'ex ragazza di Colorado Caffè, eletta al Pirellone nel 2010, 30 anni, è al mare a Ibiza con l'ultimo fidanzato, un imprenditore inglese. I rapporti con Berlusconi sono ancora buoni. Tutto bene quello che per loro finisce bene, almeno per adesso. La Cassazione ieri sera ha annullato con rinvio a Milano il processo d'appello Ruby Bis. Si rifarà tutto il secondo grado. Le condanne a 4 anni e 10 mesi per Fede e a 3 per la Minetti, accantonate. Le motivazioni della sentenza usciranno fra 30 giorni. La pubblica accusa aveva chiesto la conferma della pena per la Minetti e una riformulazione a Milano per Fede in senso peggiorativo per l'imputato. Il procuratore generale riteneva che il giornalista fosse colpevole anche di induzione alla prostituzione minorile. Questa ipotesi di reato è caduta. Non è una cosa da poco, perché in caso di condanna, malgrado l'età, con la prostituzione minorile Fede rischiava il carcere. Adesso a Milano la Procura Generale avrà il compito della ricostruzione dell'accusa. Non sarà facile. I giudici ieri a Roma in ultima istanza non si sono convinti che le bollette pagate a Residence Olgettina dalla Minetti per le Papi Girls fossero davvero favoreggiamento della prostituzione, né che Fede avesse fatto davvero da selezionatore per le ragazze. Per 3 di loro parti civili, secondo i giudici d'appello, c'era stata anche la tentata induzione alla prostituzione. La Procura di Milano, che aveva vinto i processi Ruby e Ruby Bis in primo grado, ha visto poi in appello in Cassazione il crollo dell'impianto accusatorio di quello che nella requisitoria i pubblici ministeri hanno chiamato il sistema prostitutivo per il soddisfacimento sessuale del presidente. È ancora aperto il fascicolo Ruby 3 contro Berlusconi, con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Secondo i magistrati, l'ex presidente avrebbe pagato i testimoni del processo, Olgettina e non solo, per aggiustare le loro versioni. La procura presto chiederà il rinvio a giudizio per l'ex premier. Negli Stati Uniti ancora molti dormono, ma ieri sera è atterrato Papa Francesco, è stato accolto dalla famiglia Obama. È la prima volta di Papa Francesco negli Stati Uniti e soprattutto la prima volta che un capo di Stato, o comunque il Papa, arrivi negli Stati Uniti direttamente da Cuba, e questo è già un segnale. Tra poche ore, quando in Italia saranno le 3 del pomeriggio, Papa Francesco entrerà alla Casa Bianca per un colloquio con il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. La tempistica prevede 45 minuti nello studio ovale, ma a giudicare dall'entusiasmo e dall'affetto con il quale la famiglia del Presidente ha accolto il Pontefice ieri al suo arrivo da Cuba, nella base di St. Andrew, dove normalmente decolla l'Air Force One, è possibile che i tempi si dilatino. Piace Papa Bergoglio al Presidente americano, e il suo segretario di Stato, John Kerry, cattolico, l'ha già ringraziato pubblicamente per l'apporto fondamentale dato dalla diplomazia papale a ristabilirsi delle relazioni fra Stati Uniti e Cuba. Non a caso, mentre Bergoglio e Obama discuteranno alla Casa Bianca, lo stesso John Kerry insieme al vicepresidente Biden incontreranno il segretario di Stato Vaticano Parolin. Sull'aereo che lo portava dall'Havana agli Stati Uniti, il pontefice aveva, come di consueto, chiacchierato con i giornalisti, cercando con una battuta di smorzare le polemiche di chi lo accusava di essere troppo di sinistra, accuse che si riverberano anche sul suo viaggio negli Stati Uniti.
Mi chiedete se sono cattolico, ha chiesto il Papa. Se necessario posso recitare il credo, per poi aggiungere, più seriamente, di essere certo di non aver mai detto una cosa in più che non fosse nella dottrina sociale della Chiesa. Saranno invece altre le questioni che affronterà nei suoi interventi pubblici, quando parlerà a Washington davanti al Congresso degli Stati Uniti, quando venerdì sarà a New York, dove è atteso all'Assemblea Generale dell'ONU a Ground Zero, e infine a Filadelfia, dove è atteso per sabato e dove si celebrerà la Giornata Mondiale delle Famiglie. Nessuna anticipazione, ovviamente, ma il segretario di Stato americano Kerry ha sottolineato come ci sia collaborazione e identità di vedute su questioni fondamentali come la crisi dei rifugiati, ma anche i rischi legati ai cambiamenti climatici, rischi sociali, come ha ricordato lo stesso Bergoglio nell'enciclica Laudato Si, mentre continua il lavoro per favorire il dialogo interreligioso e promuovere i diritti umani. Adesso siamo al calcio con l'anticipo di campionato di ieri. Balotelli si è ripreso il Milan, esordio da titolare e primo gol della sua seconda vita rossonera. A Udine Super Mario ha corso, lottato e soprattutto segnato subito, sbloccando su punizione una gara che dopo 45 minuti sembrava già finita. La squadra di Mihajlovic è andata all'intervallo avanti di 3 reti. Bonaventura e Cristian Zapata hanno continuato la costruzione di un vantaggio apparentemente rassicurante e che invece il Milan ha rischiato di dilapidare nella ripresa. Il suo blackout è coinciso con la prevedibile reazione dell'Udinese, corretta in corsa dai cambi del tecnico Colantuono. I centri di Badu e Duvan Zapata, cugino del difensore rossonero, hanno scaraventato il diavolo in un gorgo di paura e sofferenza, alimentando le speranze dei bianconeri, che nel finale hanno cercato più volte il clamoroso 3-3. Uno sforzo che però non è servito ad evitare la quarta sconfitta consecutiva. Il Milan è salito invece a 9 punti, raggiungendo al terzo posto la Fiorentina, impegnata questa sera al Franchi contro il Bologna nel proseguimento del turno infrasettimanale. Una giornata nella quale la capolista Inter vuole strappare al Verona la 5ª vittoria di fila. Un'impresa che in avvio di stagione è riuscita soltanto ai nerazzurri di Elenio Herrera nel 65. Per il sorprendente Torino c'è la trasferta con il Chievo, mentre Napoli e Juventus cercano conferme dopo i successi di domenica scorsa. Sul campo del Carpi i partenopei puntano alla 1ª vittoria esterna. I bianconeri si affidano invece ai grandi investimenti del mercato per superare il Frosinone e continuare la risalita. Ma il campionato aspetta risposte importanti anche da Roma e Lazio. La frenata col Sassuolo e le critiche a Garcia rendono insidiosa la sfida dei giallorossi, attesi a Marassi dalla Sampdoria. Non se la passano meglio i biancocelesti, che reduci dal pesantissimo 0-5 del San Paolo e dalla contestazione dei tifosi, hanno l'obbligo di battere il Genoa all'Olimpico. Domani il posticipo Empoli-Atalanta. Ci vediamo qualche istante e poi vi aspetto per tutti gli aggiornamenti. Eccoci di nuovo in diretta, vi do un aggiornamento, anzi due, molto rapidi sulla questione che sarà un po' la questione della giornata, il vertice sapete che si tiene a Bruxelles dei capi di Stato e di Governo sui migranti. L'Unione Europea, la Commissione Europea, anzi, ha lanciato 40 procedure di infrazione per diverse violazioni sulla gestione dei flussi a diversi paesi europei, l'Italia non è fra questi, le accuse sono difetti di registrazione per il diritto di asilo. Soltanto 5 Stati membri, scrive la Commissione Europea, hanno compiuto interamente il loro dovere. Questo è un fronte, l'altro fronte, come vi dicevo, l'Europa è spaccata in due, ci sono diversi paesi, l'Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Romania, che non ne vogliono sapere della ridistribuzione di profughi sul loro territorio. Non solo, la Slovacchia ha fatto un passo in più perché il Premier proprio poco fa ha annunciato che si rivolgerà al Tribunale se dovesse essere appunto obbligato da Bruxelles e dall'Unione Europea ad accogliere i profughi che sono arrivati in Europa. Vedremo dunque cosa succederà, sarà interessante vedere cosa accadrà al vertice di Bruxelles questo pomeriggio. Prossimo appuntamento con l'informazione come sempre alle 20, ma restate con noi perché sta per arrivare Caterina Bizzarri con il nostro TG Cronaca. Buona giornata.